Ciao ragazze, in questo video io voglio mostrarvi come fare il punto operato. Questo video me l'ha richiesto una ragazza che sta facendo un lavoro dove appunto gli chiede il punto operato. Io sinceramente non l'ho mai lavorato, non sapevo neanche che esistesse questo tipo di punto. Come mi diceva la ragazza, su YouTube non esistono video al riguardo. E infatti ho controllato e non ne ho trovati. E allora, visto considerato che lei mi ha chiesto come farlo e io anch'io sinceramente non sapevo come farlo, ho cercato su Google come si faceva il punto operato. Ho trovato semplicemente delle spiegazioni scritte chiaramente, ma ne ho trovate diverse. Quindi, sinceramente, io non avendolo mai sentito questo punto, non saprei quale di queste spiegazioni sia quella giusta. Allora, cosa ho fatto? Due mi sembravano simili come spiegazioni, leggermente cambiava magari il numero di punti da mettere sul ferro e quindi automaticamente un piccolo cambio di lavoro intanto che si fa il punto. E un altro invece proprio che mi sembrava semplicissimo e quindi ho pensato che probabilmente non era quello, anche perché se gli altri due si assomigliano, probabilmente è più facile che sia quello il tipo di punto che mi sta richiedendo la ragazza. Ok, quindi detto questo, io sono andata a fare quello che mi sembrava più difficile. Ma perché? Perché gli altri, se andate a cercarli, secondo me leggete comunque la spiegazione, secondo me riuscite anche a farli da soli. Mentre questo mi sembrava leggermente più complicato, quindi ho detto bene, facciamo questo punto e vediamo come viene. Spero che questo video vi piacerà, spero che vi sarà utile, non solo alla ragazza che mi ha chiesto questo punto, ma anche agli altri, visto che questo punto appunto su internet non si trova. E quindi vi chiedo ragazze, mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto, se commentate, quindi assolutamente commentate i miei video, perché non so, ho visto che c'è una ragazza che ha scritto su YouTube che sono cambiate delle regole di YouTube, quindi non vogliono soltanto che i video vengano visualizzati, ma vogliono anche che siano commentati e anche che cliccate mi piace o non mi piace, comunque insomma che ci sia interazione tra me e le persone che mi guardano. Quindi se avete piacere che io vada avanti a fare video anche in futuro, vi chiedo se è possibile quindi di commentare. Sia in positivo che in negativo, sinceramente, in base a quello che effettivamente pensate, io risponderò sia ai commenti negativi che a quelli positivi, anche perché quelli negativi magari riesco anche a dire perché magari che non è quello che avete scritto, magari non sono d'accordo io, quindi posso comunque darvi ragione o meno in base a quello che commentate. Poi, se avete delle altre richieste, io lo sapete, se posso accontentarvi, se posso farlo perché riesco a farlo io, allora lo faccio volentieri e appena posso sapete che faccio il video. Ultimamente ho avuto problemi con internet, quindi magari ho risposto meno velocemente e anche con i video sono rimasta indietro, però sto cercando di accontentare tutti e quindi intanto che non ho internet sto registrando, quindi appena riesco a rimettere comunque internet tranquille che tutti i video che sto facendo in questo momento verranno pubblicati. Quindi mi raccomando, cliccate anche mi piace così io continuerò comunque a pubblicare altri video. Quando non potrò fare qualcosa che mi richiedete, io ve lo dico semplicemente, guarda, scusa, ma quella cosa non l'ho mai fatta, non la so fare o penso che non la farò mai perché magari è una cosa che proprio non mi interessa imparare, però quando posso io il video lo farò. C'è una ragazza per dire che mi ha chiesto le calze, ecco, le calze è una cosa che io non è una cosa che mi piace fare, poi oltretutto se non sbaglio le calze vanno lavorate o con quattro ferri o addirittura col ferro circolare, cosa che io comunque non utilizzo, non so utilizzare, non mi interessa utilizzare, anche perché anche i cappelli, queste cose qua io le faccio tutte con i due ferri e poi unisco
con la cucitura invisibile, quindi quello non lo utilizzo, quindi ecco, questa è una cosa per dire che non posso fare. Però ho già altri video di persone che mi hanno chiesto determinate cose che sto facendo, come questo che state vedendo in questo momento, quindi quando posso, tranquilla che io vi vengo in aiuto. Mi raccomando, allora niente, ci vediamo poi al prossimo video e vi lascio al tutorial. Ciao ragazze! Ok ragazze, allora per il punto operato che ho deciso di spiegare io, che è quello diciamo leggermente più complicato che ho trovato, perché sinceramente, ripeto, io non l'avevo mai fatto, non l'avevo neanche mai sentito il punto operato, quindi ho fatto delle ricerche e su internet, su Google, ho trovato delle spiegazioni scritte, quindi non, su YouTube non ne ho trovate, non ce ne sono, di punti operati, ma ce ne sono due o tre tipi, quindi sinceramente io adesso non so quale di questi la ragazza che mi ha chiesto appunto questo video aveva bisogno. Allora ho scelto quello più, diciamo, più complicato e magari più difficile da capire, nonostante la spiegazione. Ok, allora in questo caso appunto per questo tipo di punto operato si lavora un numero di multiplo di 5, quindi io ho messo su 20 punti, poi più 2, quindi diventano 22, più 2 di vivagno, quindi si lavora su un numero multiplo di 5 più 2 più i vivagni. E quindi io ho messo su, in totale abbiamo detto dunque 20, 22, 24 punti, compresi già di vivagno. Allora, il primo ferro lo lavoriamo tutto a diritto, quindi facciamo, vabbè, il vivagno chiaramente, ok, e lavoriamo tutto il resto a diritto. Magari iniziate a scrivervelo, perché chiaramente dopo i ferri si ripeteranno, quindi è sempre meglio scriverselo. Adesso magari ve lo scrivo anch'io, così intanto che lo scrivo io lo scrivete anche voi, anche perché poi diventa più complesso la lavorazione e se non ve lo segnate fate fatica poi a doverlo rifare. L'ultimo è un vivagno, quindi a rovescio. Ok, quindi andiamo a prendere un foglio e una penna, se io lo trovo, perché non ricordo dove ho messo il mio blocchetto, eccolo qua. Ok, allora abbiamo detto numero multiplo di 5 più 2 più 2 vivagno. Primo ferro, tutto a diritto. Ok, il secondo ferro si fa, allora, un vivagno chiaramente, anche qua un vivagno, ok, un vivagno, poi una maglia a rovescio, poi si fa un asterisco. Lavoriamo a rovescio la maglia seguente, quindi una a rovescio, però avvolgendo il filo tre volte sul ferro. E ripetiamo tutto il ferro in questa maniera qui, prima di lasciarla cadere chiaramente. Poi terminiamo con una maglia a rovescio e un vivagno. Ok, iniziamo a fare questo, io direi, perché poi sennò il terzo è ancora più complicato. E ok, allora andiamo a fare, abbiamo detto un vivagno,
una maglia a rovescio. Poi per tutti gli altri dobbiamo fare, allora prendiamo il punto a rovescio, però invece di lavorarlo normalmente facciamo così, passiamo il filo una volta, due volte, tre volte e dopodiché usciamo e facciamo cadere il punto, quindi non facciamoli troppo stretti. Poi il successivo lo facciamo uguale, quindi lavoriamo una, due, tre e usciamo dal punto. Quindi invece di lavorarlo solo una volta in questa maniera qua e uscire, noi passiamo una volta col filo, due volte col filo, tre volte col filo intorno al ferro. Poi usciamo dal punto. Ok? Prossimo, successivo, uguale. Uno, due, tre e usciamo dal punto e lo facciamo cadere. Poi, ancora. 1, 2, 3 e usciamo dal punto e lo facciamo cadere, così per tutto il ferro. 3, usciamo dal punto e lo facciamo cadere. 1, 2, 3. Poi facciamo una, due, tre e lo facciamo cadere. Uno, due, tre, usciamo dal punto e facciamo cadere. Uno, due, tre, usciamo dal punto e lo facciamo cadere. Uno, due, tre, usciamo dal punto e lo facciamo cadere. 1, 2, 3, 1, 2, 3, usciamo dal punto e lo facciamo cadere, 1, 2, 3, ok, però la spiegazione poi ci dice che dobbiamo terminare con una maglia a rovescio normale, quindi noi abbiamo adesso due punti sul ferro e sono uno di vivagno e uno lo lavoriamo quindi a rovescio normale. Questo è un rovescio normale. Ok, adesso andiamo a fare il terzo ferro. Andiamo a scrivere come si fa il terzo ferro. Quindi, se mi scrive, ok, andiamo a fare un vivagno, poi facciamo una maglia a diritto, quindi un diritto, poi asterisco e andiamo a fare, passiamo 5 maglie sul ferro di destra, quindi le passiamo senza lavorarle, passare 5 maglie sul ferro di destra, ok? Poi lasciando cadere due fili dei fili avvolti nel ferro precedente, quindi scriviamo proprio lasciando cadere due fili avvolti nel ferro precedente. Ok, poi passiamo di nuovo le 5 maglie sul ferro sinistra, passiamo le 5 maglie sul ferro sinistro e le prendiamo come per lavorarle insieme a diritto crociato, quindi prendiamo
le prendiamo come per lavorarle assieme a diritto crociato, che nient'altro vuol dire che si prendono a diritto ritorto, che il diritto ritorto, vi ho fatto il video per come si fa il diritto ritorto. Poi, e senza lasciarle cadere, quindi le prendiamo tutte insieme a diritto ritorto e senza lasciarle cadere, le lavoriamo così. Due punti. Allora, la prima la facciamo un diritto crociato, che poi, ripeto, è il diritto ritorto. Qua lo scriveva così a crociato, ma è un diritto ritorto. E poi la seconda volta la usiamo uno a rovescio crociato, poi ancora una a diritto crociato, un rovescio crociato, perché praticamente, siccome noi stiamo lavorando 5 maglie insieme, comunque sono 5 punti e quindi dobbiamo lavorarli come se fossero 5 punti, quindi dobbiamo lavorare 5 volte dentro queste 5 maglie. Quindi facciamo allora un diritto crociato, un rovescio crociato, un diritto crociato, un rovescio crociato e ancora un diritto crociato. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5. Esatto. Poi lasciamo cadere le maglie. Ok, per tutto il ferro, quindi chiudiamo qui l'asterisco, ripetiamo questo e terminiamo con un diritto, quindi un diritto e poi un vivagno. Questo è il terzo ferro, sembra molto complicato, ma adesso andiamo a vedere come si fa e vedrete che poi non è così difficile. Ok. Andiamo innanzitutto a fare il nostro vivagno, poi un diritto. Adesso andiamo a passare sul ferro di destra 5 maglie di quelle che abbiamo fatto prima, quindi una, lasciando cadere, ok, quello che noi abbiamo intrecciato, poi due e lasciamo cadere quello che abbiamo intrecciato. 3, vedete che qua abbiamo come se fossero altri due punti, invece è solo uno, perché noi questo punto qui l'abbiamo intrecciato 3 volte invece che solo una volta, quindi noi lo facciamo cadere. 3, 4 e 5, vedete che si sono allungati i punti praticamente, lavorando 3 volte attorno alla cosa, alla ferro. Adesso noi cosa facciamo? Andiamo a prenderli e li riportiamo sul ferro di sinistra. Adesso cosa facciamo? Li prendiamo come se dovessimo lavorare a diritto ritorto, ma li prendiamo tutti insieme, quindi invece di il diritto ritorto noi lo dovremmo lavorare praticamente come se noi dovessimo prenderlo per così e poi lavorare così, invece il diritto normale lo prendiamo da qua e andiamo, invece il diritto ritorto noi entriamo dentro e poi lavoriamo a diritto, giusto? Questo è il diritto ritorto che abbiamo fatto, quindi noi li prendiamo tutti insieme e lavoriamo a diritto, ma li lavoriamo tutti insieme, ok? Usciamo da tutti i punti, si vede? Adesso andiamo a fare il lavoro, ci chiede di fare praticamente un diritto crociato, che sarebbe un diritto ritorto, un rovescio crociato, che sarebbe il rovescio ritorto, quindi il rovescio ritorto noi andremo a prendere il filo da dietro,
Quindi noi adesso cosa facciamo? Andiamo, entriamo da dietro e prendiamo tutti i fili. Sembra, allora, vediamo di, non so come inquadrare la telecamera, ok. Teniamo fermi i punti, entriamo da dietro, ok, e lavoriamo tutti i fili insieme a rovescio e poi usciamo ancora. Vedete come sono uscita io? Ok, adesso rifacciamo un diritto sempre all'interno di questi punti. Vedete che io ho preso tutti e lavoro a diritto e esco da tutti i punti. Ok, adesso faccio ancora un rovescio ritorto, quindi rientro da dietro, scusate, non si vedeva, rientro da dietro e prendo tutti i punti, vedete? In questa maniera qui, prendo tutti i punti e lo lavoro a rovescio, poi riesco sempre dal dietro. Adesso faccio per l'ultima volta un diritto ritorto, quindi entro in mezzo ai fili, li prendo tutti insieme e lo lavoro a diritto ed esco, e adesso faccio cadere tutti i punti, così. Quindi abbiamo questa lavorazione qua. Questo lo dobbiamo fare anche con gli altri, adesso andiamo a fare, quindi andiamo dentro nel prossimo punto, lo prendiamo e lo trasciniamo fuori facendo cadere i due fili avvolti e lo facciamo passare sull'altro ferro. Ancora andiamo a prendere l'altro punto, facciamo cadere questi due fili e abbiamo un punto allungato, 3, 4, 5. Adesso riprendiamo tutti i 5 punti, li rimettiamo sul ferro di sinistra e andiamo a lavorare, io li ho già dentro il ferro, andiamo a lavorare il primo a diritto ritorto, poi passiamo il filo, entriamo a rovescio ritorto, lavoriamo a rovescio e usciamo da tutti i punti, così facciamo un altro diritto, quindi entriamo dal davanti in mezzo, prendiamo tutti i fili, lo lavoriamo a diritto ritorto. Adesso passiamo, facciamo il rovescio ritorto, quindi lo prendiamo, praticamente entriamo da dietro, da qua dietro entriamo, e prendiamo tutti i fili però, e usciamo dal centro, lavoriamo come il rovescio e usciamo sempre da dietro. Adesso vado a fare l'ultimo diritto a ritorto e poi lascio cadere i punti. Stessa cosa, andiamo avanti ancora, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, vedete che io prendo un punto solo e faccio cadere i due fili che abbiamo avvolto nel ferro precedente, quindi si allungano i punti, rientro, li vado a portare ancora sul ferro di sinistra e vado a lavorare il mio primo diritto ritorto, vedete come sono dentro, io li ho presi tutti. Esco da tutti, poi passo il filo per fare il rovescio, entro da dietro a tutti i fili, così, e rilavoro il mio rovescio. Vado a fare un altro diritto, entro dal centro e vado indietro e li prendo tutti, lavoro il diritto e riesco di nuovo. Faccio il mio secondo rovescio crociato, che sarebbe il ritorto, rientro sempre da dietro, uscendo dal davanti, ma nel centro, lavoro a rovescio ed esco di nuovo da dietro. E faccio il mio ultimo diritto ritorto, o crociato in questo caso. Quindi adesso posso uscire e far cadere tutti i punti che ho davanti. Ok, ancora di nuovo. Andiamo a prendere i punti, li portiamo 5 punti, li portiamo sul ferro di destra, quindi 1, lasciando cadere i due fili arrotolati nel ferro precedente, quindi 2, 3, 4 e 5, li riporto sul ferro di sinistra, tutti e 5, ok? E lavoro il mio primo diritto crociato o ritorto. Porto e vado a fare il rovescio ritorto sempre nella stessa maniera, quindi prendendo i fili da dietro
e lavorare il mio rovescio e poi uscire ancora dal dietro. Adesso rivado a fare il mio dritto, esco e vado a fare il rovescio prendendo sempre i fili da dietro, tutti e 5 mi raccomando, ed esco dal centro ma in avanti, faccio il mio rovescio e riesco dal dietro sempre prendendo tutti e 5 i fili. Faccio il mio ultimo diritto ritorto e lo lavoro facendo poi cadere i punti dal ferro. Finisco il ferro con un diritto normale e il vivagno. Ok, adesso andiamo a fare il quarto ferro, che andremo a fare tutto a rovescio. Non mi scrive la penna. Quindi quarto ferro, tutto a rovescio. Quindi questo lo facciamo da soli, tutto a rovescio. Poi dal quinto ferro si riprende dal primo. Ok? Quindi adesso andiamo a fare il quarto ferro tutto a rovescio. Facciamo anche il primo ferro che è tutto a diritto. Poi vi rifaccio vedere un attimo il secondo e il terzo ferro per l'ultima volta. Ok? Ci rivediamo dopo.